Ercomi, connesso. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Come stai? Come stai? Come va? Bene, benissimo, benissimo. Molto bene. Ormai è diventata casa tua, sì, questo appuntamento fisso. Sì, sì, infatti mi sento veramente a casa. Oh, poi se la settimana prossima vuoi continuare a farli, così, anche io se... e Jody facciamo destinazione Z sempre. Sì, quando... parliamo. Parliamo e si può fare per me volentieri. Che figata, guarda, noi siamo super 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 contenti. E così come siamo stati super contenti di averti visto ieri super carico, mezzo ignudo. E tra l'altro, permettimi di dire, ammazza che fisico, e lo dico a nome di tutto il popolo femminile che ieri sera anche sui social si è espresso. Ma che figata anche con i calibro, che arrangiamenti, ragazzi, spaziale. Fa la differenza. Ma fa poi... la differenza, la band in cuffia fa veramente la differenza, soprattutto poi per me. Ma ne parlavamo tra l'altro dal primo giorno con Mirko, che eravamo in hype per questo medley, oltre che per il pezzo ovviamente, per questo medley di Vasco. E ieri sera tra l'altro sono stati postati sui social tantissimi appunto frame di Mirko a petto nudo, semplicemente senza neanche caption, è tipo ok, esatto, ho visto un post ok con Mirko così. Comunque parliamo della musica, sei soddisfatto della tua performance di ieri? No ragazzi, non sono soddisfatto. Ma tu sei un perfezionista, Mirko, perché ieri hai spaccato, cioè noi eravamo insieme con un gruppo d'ascolto davanti al televisore, ci hai coinvolto, abbiamo smesso di andare in diretta perché dovevamo seguire te. No, non stiamo scherzando, nel gruppo WhatsApp ho scritto fatemi ascoltare Ercomi, poi ci sono. È vero, confermiamo, perché sai che noi siamo in onda anche su RTL la sera, quindi noi ci siamo un attimo staccati per seguire te e devo dire che ci è piaciuto. Poi è chiaro che abbiamo capito che la tua natura è proprio quella di cercare il difetto, esatto, la perfezione, esatto, il pelo nell'uovo. No, ma sono contento, non è comunque nella mia natura appunto esserlo poi troppo, okay. Però è stato bellissimo, non voglio fare il noioso. Anzi siamo qua apposta. Ma non apposta per il fatto che sei noioso, anzi no, cioè no, è uscita male per renderti meno noioso. No, vabbè. È uscita malissimo ieri. Ho capito ieri il Blasco ha postato una foto, allora cosa ne pensi? Ha postato una foto, no, sono felicissimo. Guarda, una delle cose appena sono sceso che insomma ho beccato poi i miei collaboratori. Okay. Mi hanno detto questa cosa e è bella, una figata. Il suo pubblico non mi è sembrato felicissimo, però insomma lui che si espone... Ma esatto, molto. La cosa fondamentale è lui, cioè nel senso che tu comunque stai facendo un tributo ovviamente anche ai grandi, ai fan di Vasco, ma lo stai facendo a Vasco, e se Vasco apprezza, voglio dire, meglio esatto, di così che c'è. Esatto, esattamente. E poi è... No, mi sono messo nei suoi panni con le dovute differenze ovviamente. Certo. Perché uno dovrebbe fare un post, no? E quindi sono veramente contento. Sì, esatto, diciamo che non era tenuto, cioè non c'era non nessun tenuto, tipo no, di obbligo. Esatto. Nessun altro degli artisti citati in gara ha ripostato, quindi voglio dire complimenti Mirko. Adesso noi facciamo una cosa e la stiamo ormai ascoltando in alta rotazione, tra l'altro è in classifica tra i primi 10 brani, tra i primi 10 singoli della Fimi. Quindi signore e signori, qua su Radio Z arriva Ercomi con Insuperabile da Sanremo 2022. Insuperabile. E allora c'è proprio Ercomi con Insuperabile alle 11:12 minuti su Radio Z in destinazione Z, e proprio Ercomi è in collegamento con noi direttamente dalla sua camera d'albergo, dove ci ha detto che però è stato il primo nel suo albergo stamattina a fare colazione da solo, perché lui è un mattiniero. Sì, un mattiniero, ma nonostante ieri sera, si è visto anche adesso sui social, abbia festeggiato il fatto che Taxi Driver è ancora in vetta, giusto Mirko? Complimenti. È ancora primo in classifica, sì, dopo quasi un anno praticamente. Pensa a te. Che figata. Comunque stasera... Quindi ho fatto tardi, mi sono svegliato per primo. È colazione da solo, però guarda che la colazione da solo aiuta a riflettere. Anche io l'ho fatto, perché Jody non si sveglia mai la mattina. Il primo giorno si è svegliato, poi basta. Questa è una calunnia. No, io poi ho coccolato il mio manager prima che mi lascia, capito? Allora ecco. Trovare la brioche calda, però hai fatto bene. Un ottimo artista. Comunque oggi sabato 5 febbraio, giorno della finale, quindi domanda d'obbligo. Allora, se Ercomi vince Sanremo, cosa fa? La sento davvero tanto, perché potrei veramente farcela stasera. Ma porterei in vacanza un po' di amici. Universal, prendo un po' di biglietti tutti quanti. E dove si va con Universal? Ma al momento pensavamo, io ho bisogno di una cosa che ho sempre odiato, una cosa noiosa, tipo le Maldive, no? Sai che arrivi là dopo due giorni ti sei annoiato al sole. E quindi, tra l'altro, non scherzo, potrei fare prendere una decisione di questo tipo, perché due anni... Che veramente non stacco un secondo.
Beh, ci sta. Comunque, se vuoi, per i primi due giorni, prima della noia, io e Jody siamo disponibili. Sì. Eventualmente. Facciamo così: se vinco stasera, che comunque è probabile, vi prendo i biglietti anche voi. Dai. Oh, allora, amici e amiche all'ascolto, stasera si vota solo per Arcomi. E mannaggia voi se non lo fate, esatto. Ovviamente. No, poi. Quindi qual è l'hashtag del giorno? Ce la facciamo? Qual è? Facciamo Maldive, dai. Hashtag Maldive. Questo bello, è bello. Bello perché bello, è cristico, questo. Sì, assolutamente. Come ti preparerai per questa sera, Mirko? Non mi preparo io stasera. Non mi preparerò. Quindi vai... Ah, è vero che ti stai organizzando per un calcetto. Esatto, sì. Farò una partita alla calcetto e... Beh, alla fine è la spensieratezza, un po' come quando a scuola, cioè non è che puoi ripassare il giorno stesso, cioè ti devi liberare la mente e poi andare a mente libera, come è stato tra l'altro ieri sera, perché secondo me ieri sera sei andato alla grande, riprendendo quello di cui stavamo parlando prima. Grazie, no vabbè, ma comunque farò qualcosa, giocherò un po' a calcetto, poi guardo il derby e... Ah, è vero che oggi c'è anche una partita così che non conta nulla. E poi... E quindi farò un po' di riscaldamento. Speriamo che tutto questo ti porti bene, soprattutto perché devi vincere per portarci in vacanza con te. Esatto. Mirko, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato nostro ospite, per la disponibilità che hai dimostrato in questi giorni. È stato veramente un piacere parlare con te, poterci confrontare con un artista come te. Esatto. Non era scontato, quindi grazie mille. Grazie, vi ringrazio io. Un abbraccio. Spero siano vere le tue parole. Assolutamente, no, ma sono assolutamente vere. Assolutamente. Salutaci tutto il tuo team e un abbraccio. Va bene, vi salutano. Un abbraccio, ciao. In bocca al lupo, ragazzi. In bocca al lupo per la finalissima di Sanremo di questa sera. Viva, grazie.